Lo storico e scrittore Giordano Bruno Guerri e il giornalista Pierangelo Buttafuoco hanno partecipato questa mattina all'Istituto Nazionale del Dramma Antico a un convegno dedicato ai custodi della bellezza, premio nazionale giunto alla quarta edizione. Nel corso dell'incontro è stato fatto notare come la cultura sia una guida fondamentale per il successo di manifestazioni come le rappresentazioni classiche. Da presidente del Vittoriale, invece, Guerri ha parlato oggi di D'Annunzio. Se voi digitate su Google Gabriele D'Annunzio, la prima striscia che vi appare è poeta, la seconda è Costole. Sì. Ho Io detto tutto, basta. non c'è forse Arriviamo bisogno di all'emozione. spiegare, perché naturalmente non è una storia vera quella. Ma il vero danno è stato l'associazione con il fascismo. Allora, cos'è accaduto? D'Annunzio ha inventato a Fiume dei riti, miti, modi straordinari che sono piaciuti poi a Mussolini. Il menefrego, eia, la, il saluto romano, il discorso alle folle, il dialogo con le folle dal balcone. Il culto dell'apare, il culto dei morti, insomma tutta una serie di cose che Mussolini, dopo aver tradito D'Annunzio a Fiume, perché invece di aiutarlo in realtà si è accordato con Giolitti per entrare nella sua lista elettorale segretamente, dopo arrivato al potere, ha fatto dell'impresa di Fiume un'impresa fascista, e non è stato affatto.